Ma sul piano politico il terzo polo non crede che si voglia formare anche per rendersi opposizione come non lo è stato il Partito Democratico, secondo loro? Partito Democratico è un partito nei confronti del quale bisogna avere grande rispetto perché è il principale partito di opposizione nel paese. Certo è attraversato da difficili gestioni interne in Sicilia, vediamo tutti quel che succede. Secondo me il terzo polo aspira a un tentativo, e cioè quello di utilizzare la legge elettorale per le nazionali per creare la impossibilità di una maggioranza al Senato e quindi portare a un governo tecnico, a un governo di grande coalizione, se si dovesse andare al voto presto. In realtà anche da questo punto di vista faccio un esempio locale. Ci sono alcuni uomini politici, alcuni dei quali sono proprio nel terzo polo, che hanno difficoltà a misurarsi con la libertà di espressione del voto. A Catania noi abbiamo vissuto una bella campagna elettorale, lo ricorderà anche lei, che è quella di Nello Musumeci, dove decine di migliaia di cittadini, liberamente, senza dar conto a nessuno, e sicuramente ognuno di loro era stato contattato per come dalle nostre parti si usa per esprimere il voto, sono entrati nella cabina elettorale, hanno fatto una scelta di libertà, avevano il santino in mano di almeno 10 consiglieri comunali e di uno o due candidati sindaci, hanno aperto la scheda elettorale e hanno votato secondo coscienza. Chi pensa di poter utilizzare i sistemi elettorali o chi pensa di poter utilizzare la tattica per bypassare la volontà delle elezioni, non sa che anche per i cittadini vale la regola che ha un cornuto e mezzo, e quindi si sa. No, Ma perché a Catania è andata così, secondo lei? a Catania io sono convinto che migliaia di cittadini avevano ricevuto indicazione di voto per altri candidati e che poi nella normale libertà di espressione del proprio voto, perché ancora a prescindere da quello che si voglia far intendere, l'Italia è un paese assolutamente democratico, in cui la libertà di espressione del voto si manifesta in maniera regolarissima, tranne in alcune circostanze quando le leggi elettorali rendono di loro iniziativa la modalità di espressione del voto farraginosa, ma la gente vota liberamente. Catania l'esito elettorale è stato condizionato non soltanto da un pressing in alcune aree della città, e questo è noto, accade sempre, ma è stato determinato da una legge elettorale farraginosa. Anzi, su questo un punto mi piacerebbe chiarirlo. Lei ricorderà che noi abbiamo sempre detto che il sindaco doveva essere eletto direttamente dai cittadini. L'Assemblea regionale siciliana sta varando una legge che va a seguire questa indicazione. E però, e rispondo così anche alla sua domanda sul terzo polo, non lo fa nella maniera più naturale, dividendo due schede: su una scheda si vota il consigliere comunale e sull'altra scheda si vota il sindaco. Lo fa mantenendo la unica scheda. E quindi mette l'obbligo di voto per il sindaco su un'unica scheda, cosa che i cittadini, nella larga parte dei casi, magari non sapranno fare. Qual è il tentativo? Quello dei brillanti scienziati del terzo polo che siedono a Palazzo dei Normanni, di rendere obbligatori i ballottaggi per dare un risultato alla presenza di questo terzo polo. Ecco, secondo me anche da questo punto di vista bisognerebbe dare chiarezza. Noi abbiamo avuto un Parlamento regionale che è stato capace di leggi assolutamente innovative, come quella del 92, che ha aperto alla stagione dei sindaci e dei presidenti di provincia eletti direttamente dai cittadini. Questo Parlamento regionale che tenta invece di camuffare una legge di modernità per qualcosa che invece poi in effetti non è, secondo me dovrebbe riflettere fino in fondo. Perché la gente è stanca di essere presa in giro sempre. Se fosse stato più semplice il voto per i cittadini, Nello Musumeci sarebbe sindaco allora, secondo lei? Guardi, da questo punto di vista la mia opinione non è nuova. Ho avuto 160.000 schede nelle mani, so com'è andata. Oggi abbiamo aperto un'altra stagione. Quello che oggi, per esempio, a Catania a noi interessa di più è che alcune grandi riforme che la città attende da 10-15 anni possano essere varate. Noi speriamo che il sindaco voglia andare avanti su alcuni grandi temi. Abbiamo una preoccupazione. Penso proprio nella vostra trasmissione, io un anno e mezzo fa denunciai che l'ufficio speciale, un tempo affidato
al sindaco Scapagnini era di fatto chiuso, che i progetti approvati giacevano lì, che in 2 anni e mezzo l'amministrazione Stancanelli non aveva preso in mano alcuno di questi progetti, e avevo detto anche poi in un intervento sul principale quotidiano della città che il rischio era quello di azioni giudiziarie. Mi dicono che in questi giorni, proprio sul progetto dello scorrimento veloce, ci sia in atto un'azione giudiziaria per bypassare il comune con la nomina di un commissario ad acta. Ecco, noi in questa fase siamo impegnati a far sì che il tempo che rimarrà di questa legislatura al Comune di Catania possa essere dedicato a risolvere problemi. Siamo pronti a dare un contributo in termini di proposte, lo abbiamo sempre fatto. Se queste proposte dovessero essere recepite, non avremo nessuna difficoltà a votare in aula per mandare avanti questa città, però la sensazione è che si continui a galleggiare. E questo Catania lo ha capito bene. Bene, per il momento dobbiamo fermarci perché il tempo a disposizione è terminato. Abbiamo parlato poco di Catania, però abbiamo parlato un po' della situazione generale, che è quella che ci interessa soprattutto in questo momento di grandi polemiche, grande crisi, soprattutto da parte dei cittadini che non si identificano più in un partito o in un altro, perché appunto c'è grande confusione. La inviteremo sicuramente a parlare nuovamente di politica. E intanto ne approfitto, visto che mi pare che a giorni è San Valentino, per fare auguri cari a chi li attende. Senz'altro, allora approfittiamo anche di questo messaggio. Messaggi d'amore da qui non ne partono mai in genere, sempre. No. Quindi, però anche questo ci fa piacere naturalmente. Quindi grazie e buon lavoro, Avvocato Razza. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Vi auguro un buon proseguimento di serata.